Emergenza Marmetto, la riunione al Mediceo. La crisi derivante dallo stop al sito di smaltimento di Scarlino è stata al centro del tavolo convocato a Seravezza con l'assessore regionale Baccelli. Chiusa l'indagine Cheu, 26 nuovi indagati. Si sono concluse le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia sui fanghi delle concerie sepolti in 14 siti in regione, tra cui quello di Massarosa. Scommesse illegali nel retro di un bar. La Guardia di Finanza ha scoperto 3 terminali non collegati alla rete del monopolio in un esercizio di Pietrasanta, che ora rischia fino a 150.000 euro di sanzione, oltre alla chiusura per 30 giorni. CGC, prima vittoria, Forte sconfitto. Le Zebre battono il Montebello, mentre il Forte dei Marmi perde a Grosseto. Grave infortunio per Pedro Gil, trasportato in ospedale. Ne avrà per 10 giorni. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. Dunque, la questione relativa allo smaltimento dei fanghi da Marmettola per le aziende del settore lapideo ha assunto le dimensioni dell'emergenza. Se ne è parlato a Palazzo Medicea in una riunione convocata insieme all'assessore regionale Baccelli. Ancora una settimana e poi molte delle 51 aziende del marmo aderenti al consorzio Cosmave saranno costrette a fermare i macchinari. La ragione è lo stop all'impianto Venator di Scarlino, dove viene conferita la maggior parte della marmettola derivante dalla lavorazione del marmo. Una situazione che ha assunto carattere emergenziale, nonostante gli allarmi lanciati dal consorzio sin da giugno. È dal mese di giugno che abbiamo iniziato a preoccuparci, a sensibilizzare i nostri associati, perché sapevamo che purtroppo saremmo arrivati a questo punto. I problemi legati allo smaltimento dei residui di lavorazione presso la Venator da parte di Caces, era chiaro che a cascata, nel momento in cui Caces avesse dovuto ridurre i flussi in uscita dal nostro distretto verso Scarlino, è chiaro che nel percorso inverso avrebbero generato un rallentamento e poi purtroppo quello che sembra che si vada verso un fermo, quello che sta succedendo in questi giorni. Quindi sì, avevamo avvertito il problema e la situazione non è complicata, ma è complicatissima, direi quasi drammatica. E così l'incontro fissato a Palazzo Mediceo con l'assessore regionale Baccelli, inizialmente voluto dal sindaco di Seravezza per illustrare progetti infrastrutturali in essere, si è tramutato in un tavolo operativo per cercare di trovare una soluzione urgente a cui sono stati invitati tutti i soggetti coinvolti. Dobbiamo trovare una soluzione, intanto una soluzione provvisoria, ma poi anche una soluzione definitiva. Rispetto a questo c'è una proposta anche dell'Associazione delle Aziende di Cosmave per un utilizzo dell'ex cava del Brentino. Insomma, dobbiamo verificare le varie opzioni. Io credo che un tavolo ad hoc sia quello che come Regione Toscana dovremo andare a costituire dopo questi primi incontri di livello locale e provinciale. Certamente è un tema urgente che pretende quindi una soluzione. Veniamo adesso ai dati del bollettino regionale per quanto riguarda l'andamento del contagio. I nuovi contagiati in Regione Toscana sono 2.361, con il tasso di positività del 20,1%. I ricoveri sono 499, 16 le terapie intensive. I decessi sono stati 7. In provincia di Lucca i nuovi contagiati sono 310. La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha chiuso le indagini sull'indagine appunto riguardante i fanghi di Cheu, i fanghi risultanti dalle concerie che hanno interessato anche il territorio di Massarosa. Contiguità tra imprenditori in Toscana e 'Ndrangheta, una nuova accusa di corruzione elettorale in regione, altri indagati per un totale di 38 persone. Così due avvisi di conclusione indagini della maxi inchiesta sugli smaltimenti dei rifiuti speciali delle concerie, atti notificati dalla DDA di Firenze. Fanghi tossici residui della lavorazione delle concerie impiegati illecitamente nel riempimento di terreni in aree industriali e artigianali sono stati individuati nel 2021 anche nel comune di Massarosa, nella zona di Montramito. Il primo filone ha 26 indagati tra politici, dirigenti pubblici, imprenditori legati al clan Gallace di Guardavalle a Catanzaro. Il secondo ha 12 indagati, oltre a membri dei Gallace, imprenditori,
un dipendente e un consigliere regionale che si sarebbe prodigato per far approvare un emendamento. In totale, oltre a quello di Massarosa, l'inchiesta condotta dall'antimafia di Firenze ha individuato 13 siti interessati dall'inquinamento da Keu sul territorio regionale. Scommesse illegali nel retro di un bar, a scoprirlo sono stati i finanzieri del gruppo di Viareggio. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito numerosi controlli a contrasto del gioco illegale e irregolare, al fine di verificare il corretto assolvimento delle disposizioni previste dalla legge in materia. Durante tali controlli il gruppo di Viareggio ha scoperto una stanza all'interno di un bar di Pietrasanta dove erano stati installati 3 apparecchi videoterminali non a norma, composti da personal computer collegati alla rete internet e a 2 gettoniere lettori di banconote, apparati informatici separati da quelli che permettevano giocate regolari e che non rispettavano le caratteristiche previste dalla normativa per l'offerta di gioco, in quanto non connessi alla rete telematica autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per tale ragioni privi di sistemi di controllo. Sì, devo dire che dopo un'attività di analisi che ha svolto il mio reparto sui soggetti autorizzati ad effettuare giocate online, abbiamo individuato questa attività commerciale che parallelamente alle attività lecite faceva effettuare delle giocate illegali attraverso dei computer, degli apparati non collegati alla rete gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nei confronti del titolare dell'attività commerciale è stato pertanto elevato un verbale che prevede una sanzione amministrativa che può andare da 5 a 50.000 euro per ciascun apparecchio ed è stato contestualmente eseguito il sequestro amministrativo. Le sanzioni prevedono anche la possibilità della chiusura dell'attività da 30 a 60 giorni, nonché la sospensione o l'eventuale revoca delle varie licenze. All'indomani della presentazione del progetto di restyling di Via Mazzini siamo andati a sentire un po' le opinioni di commercianti e residenti. Scetticismo il sentimento che prevale. Commercianti e artigiani per ora stanno alla finestra, ma restano scettici sul progetto presentato mercoledì pomeriggio dall'assessore viareggino Federico Pierucci relativo ai lavori di riqualificazione di Via Mazzini, ovvero la strada centrale di Viareggio che collega la stazione ferroviaria al mare e che secondo il progetto dell'amministrazione del Ghingaro dovrà diventare il fiore all'occhiello della città. Commercianti, ma anche cittadini, non chiudono la porta al progetto, ma chiedono un dialogo e di essere coinvolti, temendo che Via Mazzini diventi una seconda Via Garibaldi. Se ci fosse una preferenziale, sì, io faccio un lavoro che poi a me la preferenziale mi tornerebbe bene, faccio il tassista. Penso che sia un progetto non conforme al traffico, al movimento che c'è ora nelle città. Penso che sia una bella occasione per Viareggio, per ravvivare la città, soprattutto una strada di passaggio. Penso che se facciano quel parcheggio, come hanno detto, a pettine si chiude. Mi sembra che comunque si vada incontro a un restringimento, a una pericolosità per quanto riguarda la strada. Sono molto perplesso. La mia perplessità è quel che riguarda i parcheggi. Secondo me fare un altro vicolo, tipo il vicolo di Via Garibaldi, in Via Mazzini, non lo trovo una bella cosa. Malissimo, bruttissimo e via dicendo. Noi vorremmo sapere, per esempio, che cosa faremo col nostro Deor. Scandaloso. Basta. Dunque c'è aria di dissenso tra i cittadini e, come abbiamo sentito, in molti bocciano quello che sembra essere un progetto radicale dell'amministrazione viareggina. Ci spostiamo a Pietrasanta perché il territorio pietrasantino è stato il protagonista dell'ultima puntata di Percontro. Nei nostri studi c'era il sindaco Giovannetti. Tra le notizie che ha dato al collega Conti c'è quello che il comune sarebbe pronto ad acquistare l'area ex Pirotti, l'edificio che è crollato nei giorni scorsi. Il comune valuterà se acquistare all'asta l'area Pirotti, il vecchio laboratorio abbandonato, oggetto la scorsa settimana di un grave crollo che solo per miracolo non ha provocato vittime. Lo ha detto il sindaco Alberto Giovannetti, ospite in diretta a Percontro su Noi TV. Entro la prossima settimana la curatela deve iniziare la messa in sicurezza dell'edificio, che rischia di subire nuovi crolli in caso di forte maltempo. Sarebbe bello comprare un immobile del genere, vediamo quando sarà il momento, quanto sarà la base d'asta,
Vediamo anche le possibilità del comune. Noi, cioè, lo valuterete quindi? Ma è tutto è fattibile, perché l'area è strategica sicuramente, quindi niente vieta di poter intervenire e valutare. Intanto si lavora alla viabilità per quell'area di accesso a Pietrasanta. Molti i temi toccati, sollecitati anche dalle domande da casa. Il sindaco ha annunciato che a inizio dicembre partiranno i lavori per la rotatoria tra l'Aurelia e via Ponte Nuovo, teatro di recente di un incidente mortale. Mentre è stato affidato l'incarico di progettazione per la rotonda alle curve di Motrone, attesa da molti anni. I lavori dovrebbero partire grosso modo alla fine di gennaio e poi abbiamo realizzato in cima alla Madonnina quella rotondina che ha portato un sospiro di sollievo a 99, io mi permetto di dire che sarà permanente. Infine la ricandatura per le elezioni a primavera. Giovannetti è pronto a correre per il bis sostenuto da Forza Italia e Lega. Al momento le possibilità di ricucire con Fratelli d'Italia, che ha candidato l'ex alleato Massimiliano Simoni, sono ridotte al minimo. Pietrasanta, Fratelli d'Italia sono persone che purtroppo hanno lavorato contro la città e l'hanno dimostrato in tutti questi anni, e io non mi posso confrontare con queste persone più di tanto, perché queste vogliono spazi, come si dice, poltrone. Non pensano, perché se volevano il bene della città, in questi anni lavoravano in collaborazione con la squadra. Il centrodestra dovrebbe stare unito il più possibile, però il centrodestra in mano a certe persone probabilmente è difficile che possa stare unito, l'abbiamo visto in tante realtà. Spostiamoci a Viareggio, dove l'assessore al sociale, l'assessora Sara Grilli, ha annunciato i fondi che verranno erogati a favore dei più bisognosi per aiutarli nella questione del caro bollette. È di 500.000 euro la cifra che il comune di Viareggio ha deliberato per venire incontro alle famiglie più in difficoltà a causa del caro bollette. Un contributo che sarà erogato in maniera differente a secondo della composizione del nucleo familiare e che va da 400 a 800 euro. È un atto sicuramente molto importante, perché è indirizzato a nuclei familiari con ISEE corrente ordinario non superiore a 18.000 euro, con un contributo che va diciamo crescendo proporzionalmente a seconda dei componenti del nucleo familiare. Si va da un contributo di 400 euro fino a un contributo di 800 per quanto riguarda nuclei con 5 persone, 5 componenti e oltre. È diciamo un atto a cui seguirà un avviso da parte dei servizi sociali che ci stanno già lavorando, e quindi dell'ufficio, un avviso appunto di erogazione di questi contributi a sostegno appunto di quello che è stato il rincaro dell'energia a livello nazionale, e quindi come amministrazione abbiamo fatto il nostro a livello di solidarietà per cercare di stare vicino alle famiglie. Sulla questione sociale, il Comune si sta muovendo anche per venire incontro alle persone affette da demenza e ai loro familiari. Viareggio, infatti, primo comune del territorio toscano, ha deciso di aderire alla rete delle città Demenza Friendly, che prevedono tutta una serie di iniziative volte all'inclusione delle persone affette da questa patologia, come Negozi Gentili o il caffè Alzheimer. Negozi Gentili significa far sì che familiari che accompagnano un genitore o un parente o un amico affetto da demenza non si ritrovi a dover fare delle file assurde che non gli comporta la possibilità effettivamente di frequentare quel negozio, ma altre attività possono essere poste in essere. L'amministrazione comunale sta lavorando già a un progetto di caffè Alzheimer, anche questo è molto importante per star vicino ai familiari. Chiudiamo con lo sport, l'hockey e i risultati dell'ultima del campionato, con la prima vittoria del CGC per 4-2 contro il Montebello. Dopo 39 giorni di sosta è ripreso il campionato di Serie A1 dopo i mondiali in Argentina, e lo ha fatto registrando il successo del 100 giovani calciatori, il primo stagionale in casa con il Montebello. Sblocca il risultato Danna al 20-01, palo di Moiano, traversa di Borregan e raddoppio dei bianconeri con Rosi. Poi Moiano non riesce a sfruttare in chiusura di tempo un tiro diretto. Il
il secondo tempo inizia con l'acceleratore premuto da parte dei veneti, che trovano il gol del 2-1 con Amendolaggine al 20-20. Poi Moiano con i Pinazzaro non trovano il gol, c'è un palo ancora di Moiano e il pareggio di Mattugini, ex Forte dei Marmi, per il 2-2. Neppure il tempo di gioire per i veneti, che i Pinazzaro realizza una doppietta al 4-15 e 4-04 sul tiro diretto. Tiro diretto ancora poi che non sfrutta bene Moiano. 4-2 il punteggio finale comunque per la squadra di Massimo Mariotti. Perde a Grosseto 2-1 l'Hockey Forte dei Marmi, davvero sfortunata, ha dovuto rinunciare per infortunio ad Ambrosio, e poi perde al 13° del primo tempo Pedro Gil, che scivolato a terra ha battuto violentemente il volto senza riuscire a proteggersi ed è stato costretto al trasporto all'ospedale di Grosseto in codice rosso per gli accertamenti del caso. Era passato in vantaggio Rodriguez per il Grosseto, poi il pareggio di Turner e la rete di Nacevic per il 2-1 finale, che porta il Grosseto al terzo posto, ma dobbiamo segnalare proprio la sfortuna dei ragazzi di Mark Gual. E Pedro Gil è rimasto in ospedale a Grosseto in osservazione e ne avrà per circa 10 giorni. Federico Ambrosio invece starà fuori circa un mese per problemi muscolari procurati al Mondiale in Argentina. Bene, con questo si chiude anche la pagina dedicata alla Versilia del TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.